Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Friuli Dacia Arena di Udine, da dove vi parlano Giuseppe Di Santis e Sebastiano Franco, grazie all'assistenza tecnica di Daniel Apostu. Il secondo anticipo mette di fronte l'Udinese e il Napoli. Udinese rinfrancata dall'arrivo di Gigi Del Neri, è in serie positiva, ha risalito la classifica, adesso è a 15 punti, ma ancora nella metà destra della graduatoria. Il Napoli di Maurizio Sarri invece non sta vivendo il suo momento migliore, 21 punti, sesto posto in classifica, problemi soprattutto di finalizzazione vista l'assenza di un attaccante di peso vero e proprio dopo l'infortunio di Milik, che doveva sostituire Gonzalo Higuain. Kums, che è in posizione non abituale, quella di ala sinistra, riesce a servire palla per Zapata, che entra in aria. Zapata e salva Reina. Grande azione da fermo di Zapata, che palla a terra, qua il Napoli sbaglia, non riesce a ripartire, qui Reina ci ha messo il corpo per fermare, poi il Napoli con Kimmich si è rifugiato in corner. Rimessa per il Napoli, sai, per Allan che prova ad accentrarsi, poi va lateralmente da Mertens, che la mette ancora per Caglion, passa Insigne e segna proprio lui, un minuto e mezzo, Udinese 0 Napoli 1, Insigne che forse colpisce male il pallone ma riesce a insaccarlo nell'incrocio, azione lineare, palla a terra, ora Del Neri dice ai suoi: non è successo niente, riprendiamoci. Sarri addirittura si siede in panchina, tanta tensione, la sfoga, la tensione sotto la sua curva, la nostra destra, Lorenzo Insigne, ripeto, dall'alto della nostra posizione secondo me non aveva toccato bene il pallone, però l'ha messo dentro e proprio lui, avevamo detto, gli manca il gol, lo trova, la posizione regolarissima, Lorenzo Insigne, 1 e mezzo, Udinese 0, Napoli 1. L'errore della difesa friulana che si è fatta trovare scoperta sul taglio di Callejon, pescato nel passaggio in area, Felipe non si è accorto che alle sue spalle arrivava l'attaccante del Napoli, il cross teso basso per Insigne, anche lui da solo in mezzo all'area a pochi passi da Karnezis, ha calciato forse male perché la palla si è alzata subito ma si è insaccata proprio sotto la traversa della porta difesa da Karnezis, dal portiere dell'Udinese, per il vantaggio del Napoli. Insigne poi che è andato a sfogare tutta la sua rabbia sotto la curva dei tifosi napoletani, che naturalmente erano esultanti. E molti qui in tribuna se lo sono perso il gol perché si sono attardati nei punti di ristoro oppure nei servizi. Ancora Insigne, traversa, e di colpo si è scatenato Lorenzo Insigne. Qui forse credo che c'è stata una deviazione di mano del portiere Karnezis, provvidenziale, perché il greco era leggermente fuori, sembrava un pallonetto, smanacciata di Karnezis e traversa di Insigne, poteva essere in 2 minuti la doppietta micidiale. Ma il Napoli adesso è rinfrancato e spinge sulla destra con Isai, palla per Caglioni, Isai, piatto, Hamsik, limite dell'aria, Hamsik ancora dentro, Insigne va a fallire un'occasione clamorosa. Sembrava il suo tempo questo secondo, il gol, una traversa, qui davvero era più facile centrare lo specchio, non diciamo segnare perché poi c'è da battere il portiere, centrare lo specchio che tirare fuori, lui ha tirato altissimo. Javara centralmente, Javara per Hamsik, va in pressing Koms, apertura però di Hamsik illuminante per Isai, che si porta nella metà campo avversaria, velocissimo l'albanese. Isai va verso il fondo, effettua una cross basso, la chiusura sbagliata e Insigne va a segnare il gol del 2-0, ma questo è un regalo di Vidmer. 2-0 per il Napoli, Insigne in 11 minuti, un gol, una traversa, un'occasione buttata al vento, un altro gol, doppietta di Insigne, regalo di Vidmer. Udinese 0 Napoli 2 e questa per i friulani potrebbe essere la mazzata definitiva. La svolta che chiedeva Sarri ai suoi, la svolta in termini di gol e di risultati, perché il Napoli trova con questa doppietta e con la doppietta soprattutto di Insigne, che non aveva mai segnato fino a questo momento, 2 gol fondamentali, importantissimi, però davvero in questo caso l'errore di Vidmer è imperdonabile. Vidmer che ha sbagliato il controllo passando di fatto la palla a Insigne a 1 metro dalla porta di Karnezis, tagliando fuori sia il portiere, insomma, e favorendo l'assist all'attaccante del Napoli, ancora una volta esultante sotto la curva sud del Friuli, la curva occupata dai tifosi del Napoli. E beh, stavo pensando questo, ha visto Azzurro, ha visto la sua gente, lui è di Frattamaggiore e si è esaltato, ripeto, 2 gol, una traversa
persa e un'occasione dilapidata. Kums che va a battere, colpo di testa, rete! Riapre la partita l'Udinese, credo che sia proprio Perizza che mette la pallone in porta, confermo. Perizza, 13° minuto, Udinese 1, Napoli 2, e insomma i fuochi d'artificio gli erano lasciati per il secondo tempo. Grandissimo stacco di testa di Perizza che ha anticipato il difensore ed è riuscito a toccare e quindi a battere sulla destra Reina, che è rimasto immobile fra i propri pali sul cross di Kums, sbattuto e Perizza, lo stacco di testa all'altezza del dischetto del rigore con il pallone che si insacca di poco sotto l'incrocio alla destra di Reina. Riapre la partita l'attaccante croato. Qua perde Badu palla e quindi può ripartire, attenzione il Napoli con Mertens. Mertens diagonale, Karnezis si tuffa, colto in controtempo il portiere greco, costretto a mettere in corner, rimessa con le mani. Siamo entrati nel 94esimo, l'ultimo minuto di gioco, Udinese 1 Napoli 2. Adesso Sarri è più tranquillo, si gira verso la sua panchina come a dire un giro palla, teniamo il pallone lontano ed è fatta. La rimessa con le mani di Ghoulam, il tocco per El Kadouri, il pallone per Caglione, ancora per El Kadouri che va via sulla sinistra, si fa vedere e cerca di ricevere palla Giaccherini, svaria sulla sinistra al Napoli, ma è importante per il Napoli tenere lontano il pallone. Arriva nell'azione Isai, 30 secondi al termine, Isai ancora a destra per Caglione, niente, l'Udinese non riesce a sradicare questo pallone. Allan cerca il fallo che ovviamente significherebbe vittoria per il Napoli, palla per Ghoulam, Ghoulam ancora a sinistra per il tentativo di El Kadouri. El Kadouri supera un avversario, poi è uno che sa giocare a pallone e quindi lui lo punta l'avversario, la mette ancora al centro, la ripresa di Karnezis, l'arbitro dice che non si tratta di retropassaggio come chiedevano quelli del Napoli ma di un recupero da parte dell'Udinese. 10 al termine, Koulibaly va ad allontanare un pallone che arriva dalle parti di Widmer, 5 secondi Widmer, il taglio Javara, il triplice fischio dell'arbitro, Udinese 1 Napoli 2, il commento di Sebastiano Franco. Bellissimo secondo tempo del Napoli che con una doppietta di Insigne che non segnava da 17 giornate riesce a conquistare 3 punti e ottenere la sua terza vittoria in trasferta in questo campionato, 3 punti fondamentali per la stagione del Napoli che ora cerca la svolta anche in Champions. Udinese che deve fare il mea culpa su 2 errori difensivi in occasione dei gol di Insigne, nel primo caso il taglio di Callejon con l'assist per l'attaccante napoletano non fermato da Felipe, e poi l'errore gravissimo di Widmer. Quando Felipe, Perizza ha segnato il gol per l'Udinese, l'Udinese non aveva più gambe per ottenere il pari e quindi il Napoli ha conquistato questa vittoria che secondo me è meritata. Esultano i 2000 sostenitori del Napoli arrivati allo stadio Friuli. Il tabellino prima di salutarvi nel secondo anticipo della 13esima giornata di andata del campionato di Serie A allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine. Napoli ha battuto l'Udinese per 2-1, le reti tutte nel secondo tempo, Insigne dopo 1 minuto e mezzo, lo stesso Insigne all'11esimo dopo aver colto una traversa raddoppia, Perizza alla 13esimo riduce le distanze, ma il risultato non cambierà ed è quello finale, Udinese 1 Napoli 2. Grazie a Sebastiano Franco per i suoi interventi, a Daniel Apostu per l'assistenza tecnica, a tutti voi che ci avete seguito l'invito di rimanere sulle onde di Radio 1. Giuseppe Bisantis dallo stadio Friuli ricorda il risultato finale, Udinese 1 Napoli 2, e vi auguro un buon proseguimento di serata.